Buonasera, buonasera a tutti, cari amici televisori. Grazie, grazie tante, mille grazie, anzi, 1 miliardo di grazie. Dio, gli aumenta tutto, le grazie erano rimaste ferme a 1000 come 100 anni fa. Ma grazie di che, voi mi domanderete voi, ma di tutte le missive che le continuano ad arrivarmi abbarrocciate, mettendo in crisi i nostri post pornografici. Ma no, post telegrafonici, miledi, post telegrafonici. Come avete detto, Pilis? Non importa, miledi. Io, se fossi lei, li chiamerei semplicemente postini. Voi? Ma siccome voi un vu siete me e io sono io, lasciatemeli chiamare come mi pare piace. No, dico perché è possibile che un estraneo nordico, anglosassone come vu siete voi, pretenda di insegnarmi i vocabolari esatti della nostra linguistica italiana, vero, dico io? Io non mi permetterei mai, Milady, ma vedi, Io ci io. vedo benissimo, 10 decimetri per occhio. Ma senta. Io ci sento di molto bene, perché io negli orecchi non ci ho le trombe, ma i tromboni di pistacchio. Ma no, pistacchio, Milady. Le trombe di Eustachio, Eustachio. Pilis, eh? Allora ci restiamo. Mi scusi, Milady, sì, è meglio che stia zitto perché tanto io non riuscirei a tenerle Ecco, dietro. bravo, fate il vostro lavoro e basta. Avanti. Subito, Milady. Ecco la posta, o per meglio dire, il postone è servito. Finalmente. Io vi ci sono vissute 5 puntate. Ma finalmente aver riuscito di presentarmi le lettere sul vassoio d'argento 800 marcato di dietro. La ringrazio del riconoscimento, Milady. De rien, Felice. Beh, ed ora perseguitiamo con la posta. Subito, A chi Milady. dobbiamo rispondere? Dunque, la prima lettera Perché io qua. è del signor Lido Giusti di Pescia, Sì, che le scrive: dica. Chiedo scusa. No, ma per carità, signor Giusto, non c'è bisogno, siamo qui apposta. Chiedo scusa, ma non sapendo altro indirizzo al quale rivolgermi, ho pensato che interessando lei potrà ugualmente raggiungere gli incaricati. Ah, mi dispiace, caro signor Lido, ma purtroppo rientra nella mia giurisdizione, diciamo così. Ma perché che vuole, mi Dunque, desse, senta, signore? la scorsa settimana mi posi alla visione del film Il mostro della strada di campagna. Sfortunatamente la pellicola venne interrotta e il film è riproiettato interamente la sera seguente alle 23:30. Troppo tardi, specie per chi come me deve osservare rigidi orari di riposo e per chi è costretto al mattino seguente a recarsi al lavoro. Potremmo avere la grazia di rivederlo nuovamente in ore più comode? Io, per esempio, sono rimasto incuriosito e interessato di vederne la conclusione. Grazie, signor Alvara. Per quanto potrà fare, si abbia sinceri saluti, complimenti, Grazie, vivissimi, firmato Lido grazie, Giusti. signor Giuseppe.